Scatti dalla Bielorussia, dal piccolo villaggio di Zodino, dove gli effetti di Chernobyl sono ancora visibili, soprattutto sulla vita dei bambini ospitati in un orfanotrofio. Un fotografo campano ed irpino d'adozione, Michele Mari, li ha incontrati, seppur per poco tempo, durante la visita dell'associazione Salerno Accoglie, che in estate, nelle vacanze natalizie, dà a loro l'opportunità di stare in Italia. La visita si è composta di due incontri con i bambini, nel 2012 e nel 2014. Il tempo però a disposizione nostro, perché io lavoro con un'associazione di Salerno, una Onlus che si occupa di ospitalità temporanea per questi bambini che hanno delle problematiche di salute che possono essere in parte risolte, in parte anche diciamo, alleviate da un soggiorno in Italia e climi più salubri e soprattutto fuori da un'area che è stata contaminata dalla nube di Chernobyl che sì in Ucraina, che però si è riversata per la maggior parte sul territorio bielorusso. E quindi lavorando con loro sono stato due volte a visitare questi bambini che arrivano in Italia d'estate in genere o nelle feste di Natale. Quindi sono stato a contatto con questi orfanotrofi, soprattutto uno a Zodino, una città che nasce negli anni 60 intorno a una fabbrica di trattori, una piccola città di 50.000 abitanti. E andiamo lì a portare il nostro contributo anche in generi di conforto, cose che loro non possono avere in quel momento. E però la mia difficoltà da un punto di vista fotografico è stata quella di averli a disposizione, tra virgolette, semplicemente per 2 o 3 ore in un paio di occasioni per viaggio, insomma. Una mostra di fotografia sociale che sta facendo il giro dell'Irpinia. Dopo il Mavi di Lacedonia è la volta della galleria espositiva IF di Mirabella e Clano.